Entra nel vivo il Taormina Film Festival, oggi primo giorno di proiezioni alla presenza di star internazionali. In anteprima è stato presentato al pubblico il film girato a Milazzo, Il ladro di stelle cadenti, l'inviata Lucia Basso. Una stella cadente. Vorrei una grossa torta al cioccolato. Milo è il protagonista del Ladro di Stelle Cadenti, fantasy diretto da Francisco Saia, girato tra Milazzo e Castroreale, sul versante tirrenico della provincia di Messina. Il film racconta la storia di un bambino che, dopo una delusione amorosa, scopre di avere un potere eccezionale, quello di poter realizzare o bocciare i desideri delle persone. Pellicola proiettata al Taormina Film Festival. Le riprese, appunto, sono state effettuate in Sicilia, anche se però a livello di trama, comunque la storia è ambientata comunque in un luogo anonimo, in questa San Camillo, che appunto è un paese di riviera fittizio, quindi lo spettatore non sa comunque collocarlo a livello geografico, ecco. Tra i protagonisti Jacopo Rampini, Clizia Fornasier, Leandro Baroncini e Daniel McVicar, star della popolare soap opera Beautiful. Dagli Stati Uniti si è trasferito a Torino. In questo film indossa i panni di Bartolo, mentore di Milo. Qual è la differenza fra America e Italia, oppure in questo caso Sicilia, per girare? Guarda, sul set, quando c'è questo rumore di ciak, questo rumore è tutto uguale. Siamo lì per creare magia. Cosa ricorda del set in Sicilia? Milazzo è stato bellissimo e guarda, ho fatto un bagno sempre perché adoro fare una nuotata nel mare. Per quello adesso mettere nel mio contratto sempre a girare vicino al mare.